Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi voglio mostrarvi la ricetta dei miei cornetti senza burro. Sono davvero buonissimi, friabili e ottimi per la colazione. Ecco come si preparano, è davvero semplicissimo. Prima di tutto mettiamo in una ciotola molto larga del latte tiepido in cui ci andremo a sciogliere dello zucchero. All'interno ci sciogliamo anche il lievito fresco. Io vi sto dando le dosi per circa 12 cornetti, però potete anche dividerli e farne semplicemente 6. All'interno del latte e del lievito ci mettiamo la farina Manitoba, mi raccomando farina Manitoba e non farina normale. La sciogliamo a poco. Quando si sarà sciolto tutto il lievito, ci andiamo a mettere all'interno anche 2 uova e dell'olio d'oliva. Se preferite e volete dei cornetti ancora più friabili, utilizzate l'olio di semi. Mescoliamo ancora e continuiamo ad aggiungerci la farina. Un pizzico di sale. Aggiungiamo altra farina. Dopodiché, quando si sarà creato l'impasto, andiamo a metterlo sul piano di lavoro e andiamo a incorporare tutta la farina rimanente. Adesso dobbiamo lavorarla con le mani. Se avete una planetaria, meglio ancora, altrimenti fate come me, utilizzate le mani, che permette all'impasto di incorporare più aria e di essere ancora più friabile. Non vi preoccupate perché l'impasto è veramente molto elastico e asciutto, quindi è facile da stendere. Quando avrete ottenuto una palla liscia, omogenea ed elastica, allora sarà pronta per la lievitazione. La mettiamo all'interno di una ciotola capiente e ci facciamo sopra 2 tagli a X, in modo tale da capire se effettivamente l'impasto è lievitato bene oppure no. La copriamo con pellicola trasparente e la mettiamo nel forno spento con la luce accesa, oppure potete coprirlo con una coperta e tenerlo al caldo. Lasciatelo lievitare per 2 ore. Dopodiché, quando avrà lievitato, potete mettere l'impasto sul piano di lavoro e iniziarlo a stenderlo col mattarello. Deve essere steso in maniera molto sottile, minimo 3 mm. E se riuscite a farlo rettangolare è ancora meglio. Io non riesco mai a dare una forma al mio impasto. Non vi preoccupate, si stende benissimo, non avrete alcuna difficoltà. E adesso andiamo a ricavare dei triangoli, dove all'interno ci metteremo o della Nutella oppure ci possiamo mettere una confettura. Non riempite molto il triangolo, io vi consiglio di lasciare giusto un po' di confettura o di Nutella, ecco, nella parte più larga. Dopodiché ci fate un taglietto alla base del triangolo e iniziate ad arrotolare e vi si creerà appunto la forma del classico cornetto. Lasciateli lievitare un'altra ora nel forno spento con un pentolino di acqua calda sotto. Dopodiché potete spennellarli con un po' di uovo sbattuto o con del latte e caramellarli con un po' di zucchero di canna sopra. Li mettiamo nel forno sempre con la pentola di acqua calda sotto e li lasciamo a 170 gradi per circa 20 minuti, fin quando si saranno dorati sia sopra che sotto, quindi non li mettete nella parte troppo alta del forno. E i nostri cornetti senza burro sono pronti per essere gustati. La mattina li mettete nel forno o nel microonde a scaldare un pochettino e vedrete che saranno morbidissimi come appena fatti. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, se è così lasciatemi un like e condividete il video. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale e iscrivetevi anche al mio Instagram. Io vi aspetto, vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!